Siamo in Calabria, nella piana di Gioia Tauro, e dallo svincolo autostradale A3 ci immettiamo in quella che oggi è la provinciale 1 di Gioia Tauro Locri, importante via di comunicazione tra le coste tirrenica e ionica reggine, che attraverso i paesi di Rizziconi, Amato, Taurianova e Cittanova si inarpica sull'Aspromonte e infine ridiscende verso la costa ionica. Come si può vedere, è un territorio prevalentemente coltivato ad ulivi, alberi tra i più belli e antichi d'Italia, agrumi e kiwi. Circondata da secolari uliveti, attraversiamo la frazione di Amato di Taurianova, fondata nei primi decenni del XIX secolo su iniziativa del marchese Gagliardi. Per suo volere fu costruita la chiesetta della Madonna dell'Immacolata. La piazza sulla quale si affaccia la chiesetta è considerata un mirabile esempio di architettura rurale 7-8-centesca. Continuando il nostro viaggio nel paesaggio, superato il territorio di Taurianova, giungiamo a Cittanova. L'uliveto Principessa è un esempio dei vasti possedimenti del principe, probabilmente dimora estiva della principessa di Gerace Maria Antonia Oliva Grimaldi, di cui rimangono alcune strutture. Intorno, nell'immenso spazio verde, è possibile ammirare le antiche strutture dei coloni, che richiamati dai rintocchi dell'orologio, si raccoglievano al centro del possedimento. Interessante è la prima abitazione, ormai in stato di abbandono, sormontata dallo stemma araldico della famiglia, ancora visibile. Oggi, all'interno della vasta tenuta, è stato realizzato un grande parco hotel, denominato Oliveto Principessa. Questa cittadina, alle pendici dell'Aspromonte, fu fondata nel 1618 per volontà di Girolamo Grimaldi, principe di Gerace, come centro di aggregazione dei contadini del suo vastissimo feudo. Siti di interesse nella stessa zona sono da considerare la villa comunale di Cittanova, fatta realizzare alla fine dell'Ottocento dall'allora sindaco Carlo Ruggero. La chiesa matrice, di architettura ottocentesca, dalle forme pseudo-barocche dedicata a San Girolamo. Il santuario di Maria Santissima del Rosario, di architettura neoclassica con linee baroccheggianti.